Bella ragazzi, e qui siamo nel boschetto davanti al poster di metaldetector24.com, dove trovate tutti i migliori prezzi, migliori metal detector, tutti i video manuali, video test e video ricerche dal vero. E siamo a un'altra domanda che mi fate più di tutti: fa cosa prendo, metal detector analogico manopole, metal detector a display col VDI o addirittura metal detector col display grafico? E allora dipende sempre da quello che pensate di fare. Diciamo che metal detector analogico manopole è il più facile da usare. Perché? Perché semplicemente accendi il metal detector senza neanche metterti gli occhiali se ti manca qualche grado, senza diventare matto a fare tante regolazioni, tante impostazioni, a programmare lo strumento, eccetera, a fare bilanciamenti, a fare qua, a fare là, regola soglia di qua, regola soglia di là, eccetera. Qui cosa fai? Qui metti, io adesso ho il Golden Mass GM1+, ma metal detector a manopole sono praticamente similari, come anche il Desert Gold, come tanti altri, come anche Diptech Vista. Praticamente c'hai la manopola del volume, che di solito va tenuta al massimo per sentire meglio l'oggetto, gli spifferi rilevati. Si può anche mettere la cuffia audio per sentire meglio gli spifferi, allora guadagni qualche centimetro. Poi cosa fai? Discriminazione per i posti puliti, la tieni sul 3, sul 4, per i posti più sporchi la tieni quasi a metà, e poi non hai rimani da regolare che è la sensibilità o il gain o potenza. Non c'ho neanche bisogno di guardare il quadrante del metal detector, perché girando le manopole ti accorgi subito. Qui il gain, soglia audio, è troppo alta, sensibilità è troppo alta, la regoli quasi zitta e l'apparecchio è impostato. E allora, è meglio analogico manopole, è meglio display? Questo qui è eccellente, consigliabile per tutti quanti coloro i quali vogliono un metal detector più che altro automatico, più che altro semplice da impostare, più che altro facilissimo, perché con tre manopole fai tutto. Addirittura questo anche, pur essendo professionale, con l'asta in carbonio telescopico, una bella bobina grande di elevata potenza, la 11x13, costa solo 230 euro ed è già altamente professionale. Addirittura con la batteria al litio, caricatore, tutto quanto, e parti a cercare. Vedete, la regolazione ci ho messo 10 secondi a farla, guarda, spento, acceso, volume al massimo, discriminazione già regolata, devo solo regolare la soglia suono, faccio prima a farlo che a dirlo, tac, è già regolato. 10 secondi, parti e giri, non hai bisogno di andare a controllare nessun altro parametro, perché questo di parametri non ne ha. Questo le manopole le vede bene anche uno che vede poco, hai capito? E non ti incasini, non ti impampini. Perciò se uno vuole un metal detector semplice, un metal detector rapido da utilizzare, un metal detector facile da usare, questo è eccezionale. Adesso qui ho il Golden Mass GM1+, perché è uno anche di quelli che, essendo pur professionale, di elevata potenza, di elevata sensibilità e elevata semplicità d'uso, costa anche poco, 230 euro. Sempre nel discorso di metal detector analogici c'è il Desert Gold, che l'ho inventato io nel 2012, che viene a 500 euro, è un po' più potente, tira quel 20-30% in più, costa 500 euro. E questo l'abbiamo visto, e spengo. Vedete la rapidità di regolazione dei parametri. E qui invece abbiamo un metal detector a display. Metal detector a display si dividono: metal detector col VDI, adesso lo accendiamo, questo è il Golden Mass GM7, uno di quelli che ci chiedete più di tutti, addirittura c'è il display grafico. Al sito metaldetector24.com vedete anche tutti i funzionamenti, 8-10 video, eccetera.
non solo di questo ma anche di altri tanti metal detector. E allora, giusto perché come prezzo, qualità, potenza, io vi faccio vedere quelli che ci chiedete di più, i Golden Mask. E allora qui cosa abbiamo? Abbiamo il metal detector GM7, che prezzo, qualità, potenza, funzioni è fra quelli più avanzati, se non il top, se non il più avanzato, perché con soli 360 euro avete metal detector col display, col VDI, che si regolano, vedete qui sul display, si regolano tutti quanti i parametri, regolazione della potenza trasmittente, del power box, regolazione del guadagno ricevente, del segnale ricevente, il gain, guadagno, più che altro c'è anche quattro tipi di ricerca, parco, bosco, cioè parco e terreno, spiaggia e oro, prospecting, più che altro anche quattro frequenze regolabili, fra la 4, 14, 24, 44, è fra i più completi. Perché ci sono tante frequenze? E lo spiegheremo bene anche in un video, perché con le frequenze basse penetri di più nel terreno mineralizzato. Lo vedete anche nel testo al muro del cemento armato, che con la 4 passo il muro di 30 cm di cemento armato, con altre frequenze non lo passo. Però perché ci sono anche le 24 e le 44? Perché con la 44 hai una super sensibilità agli oggettini piccolissimi. Ecco. E allora questo metal detector avanzato, fai tutte le regolazioni che vuoi per tutti i tipi di terreni, lo stabilizzi in tutti i tipi di ricerca, tutti i tipi di ambiente, però lo sai che a differenza dell'altro che mi hai chiesto fra la scelta del metal detector a manopolo e metal detector digitale, questo c'è da smattezzare un po' di più per impararlo, ma imparato bene non ce n'è più per nessuno. E difatti me lo dite anche voi altri, GM7 ne ho venduto un paio anche ieri l'altro, e già imparati, già messi in pratica, perché l'avevano anche un loro collega nella squadra, fanno dei ritrovamenti impensabili, hai capito? E poi cosa c'è? Specialmente questo, oltre che avere il display col VDI, come praticamente tutti quanti i display di metal detector e display digitali ormai hanno la dimostrazione del VDI, cioè il numerino che magari ce l'hanno sia come questo, e si alzano sul display grafico delle piramidine in base all'area della zona, verso destra sono oggetti di più conduttori, verso sinistra sono oggetti meno conduttori tipo ferraccio, che corrispondono al VDI letto nel display, numeri bassi, oggetti tipo ferro, acciaio, ghisa, numeri intermedi, oggetti tipo oro, bronzo, ottone, rame, oggetti più alti di numero, di numerazione, più conduttori, tipo bronzo e poi argento e alluminio. Perciò sia nel display grafico, questo c'è il display grafico, quando si accenderanno delle piramidine, belle piramidine, perché è molto utile il display grafico? Adesso ve lo spiego. Perché imparato bene con l'esperienza, sai già cosa c'è sotto. Perché quando si accenderanno delle piramidine strette e alte, più sono alte, più l'oggetto è vicino e grande, più sono basse, più l'oggetto è piccolo e lontano, però più sono basse e larghe, l'oggetto è lontano ma largo e viceversa, e più le piramidine sono fatte bene e più l'oggetto è di monometallico, hai capito? Attenzione che lo spiego bene. Perciò una piramidina fatta bene a destra vuol dire argento e alluminio, fatta bene in centro oro, bronzo, rame, ottone, una piramidina fatta bene a sinistra è quasi tutto ferro, acciaio, ghisa. Però attenzione, se il ferro, attenzione, del display grafico è molto utile, perché riconosce anche dal ferraccio, se il ferraccio è puro monometallico di ferro ti fa la piramidina qua sulla sinistra nella banda del ferro, ma se la piramidina è di scarmagliata con segmenti verticali ai lati o solo da un lato o dall'altro, oppure durante tutta l'area del display con segmenti verticali e la piramidina da qualche parte,
ma specialmente segmenti verticali che sbarlonano da tutto quanto il display, cosa vuol dire? Che il metallo, l'oggetto è di metallo composito, composto di, esempio, ferro arrugginito o ferro cadmiato, delle leghe, ferro zincato, ferro cromato, ferro ramato, eccetera, e allora ti fa tanti sbarronamenti di segmenti verticali durante tutta l'area del display grafico. Ecco perché il display grafico è molto importante, molto interessante. Oltre che il VDI cosa può essere? Quando il VDI è molto preciso, che sbaglia di due unità, tre unità, esempio da 70 fa 72, o da 68 fa 68, 69, 70, diciamo che è abbastanza preciso, in teoria è un oggetto monometallico, anche dipende il tipo dell'oggetto dall'ampiezza del valore del VDI più o meno alto. Quando il VDI sbarlona, vuol dire che non è che è l'apparecchio che sbaglia a leggere, vuol dire che lui ti fa vedere quello che legge. Se sbarlona di numeri di 5, 10 unità in più o in meno, vuol dire che anche qui in questo caso è un oggetto multimetallico, cioè oggetto ferroso arrugginito, ossidato, oppure leghe di ferro, ferro cadmiato, ferro cromato, ferro zincato, ferro ramato, eccetera. Ecco allora la differenza fra il metal detector a manopole, che è facilissimo da usare e da utilizzare per tutti. Il metal detector col display è un po' più complicato perché hai da fare qualche regolazione, specialmente il GM7 è uno dei metal detector più avanzati al mondo perché hai tutto, puoi variare tante frequenze, puoi variare i tipi di ricerca, puoi variare la potenza, trasmittente, il guadagno ricevente, regoli le soglie del suono, regoli il volume del ferro, tutto quanto, però c'hai che te lo devi imparare una qualche oretta in più. Se col metal detector a manopole dopo 10 minuti lo sai già utilizzare bene, sempre che poi bisogna fare esperienza con i suoni, col GM7 devi uscire almeno 10-20 volte per uno che non lo ha mai usato per capirlo bene. Io dico GM7, ma ci sono anche altri metal detector dove ci sono da regolare tanti parametri per impostarlo al meglio per il terreno che siete, per la ricerca che fate, e ci si deve prendere la mano. Bene ragazzi, allora trovate tanti video al sito metaldetector24.com, potete chiedere informazioni che io vi spiego bene con la mia modesta esperienza di 30 anni di vendita, distribuzione di metal detector in questo canale, addirittura vedete un migliaio di video e passa di metal detector, di video sui metal detector, guardateli tutti bene che vi fate una bella esperienza anche voi, così nella scelta del metal detector sapete più o meno già come sceglierlo, il vostro modello più indicizzato, più indicato per la vostra ricerca, anche per la vostra spesa. Perché diciamo, più di tutti mi chiedete di Goldemass, il GM7 come il metal detector top di gamma, top di potenza, top di prestazioni, top di regolazioni, ma anche come top di prezzo perché costa 360 euro. Guardate tante comparazioni di profondità che trovate in internet e vedete anche che è uno dei più potenti del mercato, oltre che essere uno dei più avanzati, dei più completi con tutte le funzioni. Sapete che fa tutto questo, sapete che è fra i migliori come potenza, ottimo anche come prezzo, eccetera, però sapete anche che bisogna impararlo bene. Dove passate con un GM7 che l'avete imparato bene, o ci mettete mo 5 ore, o ci mettete mo 5 giorni per impararlo, ma quando l'avete imparato bene, sotto ci rimane praticamente poco e niente, ed è per quello che vedo anche che ne chiedete tanti. E allora, il video del tipo di metal detector fra display, fra a manopole analogico, è quello, la semplicità d'utilizzo anche in base a come uno lo desidera lui. E allora, sito metaldetector24.com, se volete chiedere qualcosa lo chiedete, anche con questo video vi saluto tutti, ciao!